Buongiorno, oggi ci troviamo a Pozzaglia Sabina, che precisamente comunque all'interno di un complesso residenziale di villette completamente abitato. L'immobile che andiamo a presentare è una villetta piano terra, questo è l'ingresso in comune che ha direttamente con una sola proprietà, da cui possiamo notare direttamente anche l'ingresso. L'immobile in oggetto di vendita è questa porzione, piano terra, con tutto questo giardino esterno, molto ben rifinito, con queste piante ornamentali che ci accolgono direttamente all'ingresso. Possiamo notare tutto questo piazzale esterno, prima di accedere direttamente sulla proprietà, e tutto questo giardino con questo fornetto. Ci facciamo un giro per capire meglio la situazione. Possiamo notare una rimessa attrezzi e tutto il giardino esterno con delle piante ornamentali, delle piante da frutto, veramente molto carino. Lo stato di manutenzione è ottimo, non ci sono lavori da fare all'interno per poter abitare. Questo piccolo corridoio comunque ci porta direttamente ad un ripostiglio, che è sempre utile per qualsiasi evenienza all'interno di ogni tipo di immobile. Andiamo a vedere, ovviamente manca la luce. C'è il locale caldaia. Fermo restando qui, comunque le utenze sono tutte quante completamente allacciate, quindi possiamo trovare acqua diretta. Tornando sul giardino, diamo uno sguardo veloce. Dicevo, acqua diretta, gas, metano e fognatura comunale. Entriamo direttamente sulla zona giorno, dove possiamo notare tutta la cucina. Come potete vedere, comunque lo stato di manutenzione è veramente ottimo. Sempre dalla cucina, comunque si accede sulla saletta. Tutto un unico ambiente molto accogliente, con le finestre areggiato con questo camino. E sempre direttamente dalla zona giorno passiamo alla zona notte, dove possiamo trovare un bagno molto accogliente, una finestra e con la vasca. Entriamo sulla destra, la prima camera da letto, una bella camera da letto. È un immobile ideale sia per una seconda abitazione, ma soprattutto anche per chi vuole venirci a vivere, insomma. Paese molto accogliente, carino. E questa è la seconda camera da letto. E dalla camera da letto praticamente ritorniamo sulla zona giorno. Torniamo a dare uno sguardo esterno direttamente anche all'esterno, insomma, al giardino. E con questa visuale concludiamo la nostra visita.